A chi mi chiede se la donazione di sangue è importante, rispondo di sì. Dalla donazione si ottiene una terapia fondamentale, insostituibile, che è la terapia trasfusionale, che diventa una terapia salvavita nel corso delle emorragie massive, ma anche una terapia di supporto per i pazienti affetti da patologie onco-ematologiche, quali le leucemie e i linfomi, nei pazienti neoplastici e come terapia di supporto nel trapianto di organo solido. Ad oggi il sangue non si può fabbricare in laboratorio, l'unica fonte è l'uomo e quindi la donazione di sangue diventa fondamentale. I centri trasfusionali di Grosseto, insieme ai centri trasfusionali di Massa Marittima, Castel del Piano, alla struttura di raccolta di Follonica e alle associazioni di volontariato Avis, Frates, Ampas, Donatori Nati e Croce Rossa contribuiscono annualmente alla raccolta di oltre 10.000 unità tra sangue e plasma. Di queste, circa il 40% viene esportato verso i centri ospedalieri universitari quali Siena, Firenze e Careggi, per permettere la donazione e il trapianto di midollo osseo e il trapianto di organo solido. La donazione è un gesto altruistico, di alto senso civico ed è anonima. Chi riceve il sangue non sa chi gliel'ha donato. È volontaria, chi viene a donare lo decide per propria volontà. È gratuita, non esiste nessuna remunerazione con la donazione di sangue. È consapevole, il donatore si assume la propria responsabilità sul suo stato di salute per non recare danno a se stesso e a chi lo riceve. Ed è periodica, perché il donatore si impegna a donare con una certa regolarità. Donare è semplice, basta avere un'età compresa fra i 18 e i 70 anni, un peso superiore a 50 kg ed essere in buona salute. Donare sangue fa bene a chi lo riceve, donare sangue fa bene a chi lo dona. Bella storia.